Dopo tanto tempo siamo tornati con le Bed Wars Uncut, ovvero Bed Wars senza tagli. Oggi giocherò per un'ora di fila nelle Bed Wars su Coral MC e ragazzi abbiamo fatto tantissime Bed Wars vinte. Mi raccomando, subito un bellissimo like, iscrivetevi e attivate la campanellina che è fondamentale, perché ragazzi io vedo qui, ma molti di voi sono nabbi perché non sono iscritti. Cosa vi costa cliccare un'iscrizione? Mi raccomando, fatelo anche con la campanellina. Buona visione. Ragazzi, dopo tanto tempo sono tornate le Bed Wars Uncut, una serie che ho portato più di un anno e mezzo fa, credo, che all'inizio però la portavo sui Pixel. E oggi andremo a fare un'ora di Bed Wars Uncut qui su Coral MC. Vuol dire che io andrò a giocare tutti i game senza fare un taglio nella partita, tipo una live. E ragazzoni, ovviamente vi taglierò solo la parte in cui io starterò il nuovo game. Quindi vi dropperò un bellissimo video di un'ora di Bed Wars Uncut. Oggi è venerdì e per questo che non sono in live questa sera vi regalo un'ora di Bed Wars, quindi iniziamo subito. Ovviamente prima di iniziare slash disguise, perché se no ragazzi un'ora su Coral MC non resistiamo, cioè nel senso io non resisto a giocare per un'ora su Coral e appunto venire sniperato ragazzi, quindi no, mettiamo il disguise così non veniamo sniperati e tutti non ci vengono praticamente sopra. Prima Bed Wars di oggi, allora la pack ragazzi ho messo una Flora 16 per, comunque per chi sta vedendo questo video venerdì ovviamente io domani sarò a Romix e anche domenica, quindi ragazzi mi sto anticipando questi video per appunto il Romix, perché questo weekend ci sarà un bellissimo weekend in compagnia di altri admin di Coral, anche degli owner, perché saremo anche con gli owner su a Romix con gli owner di Coral MC e quindi ragazzi ci divertiremo tutti quanti insieme. E quindi eccomi qui a fare Bed Wars Uncut su Coral ragazzi, vediamo se riusciremo a fare tante win di fila, ovvero ma tu stai laggando, ok, quindi eliminato subito. Boom, si gode. Ok, quindi dicevo, vediamo quante Bed Wars riusciamo a fare di fila. Di solito in un'ora quante Bed Wars fai? Butto lì, secondo me in un'ora potresti fare un 15, no, mi sa di più, 15 Bed Wars, 10, non lo so, ragazzi, dipende quanto durano le Bed Wars. Se metti di media durano comunque solo 2 diamanti, vabbè, pochissimi. Metti di media comunque un 5-6 minuti a Bed Wars. Se non becchi la persona a camperare, comunque sì, diciamo che lo fai. Ma questa Bed Wars è già finita? Ma cos'è? Speedrun? Vabbè, ok. E quindi vi stavo dicendo, sì, molto probabilmente ragazzi ci faremo un 10-15 Bed Wars, non di più. Allora, io non ho nemmeno l'armatura. Ora se... invece ce l'avevo. Scusatemi, scusatemi ragazzi, vi chiedo scusa. Abbiamo solo il team blu da eliminare, cioè letteralmente questa Bed Wars è finita. Io ho pochissimi blocchi perché uno stack e mezzo dovrei andare al centro e dal centro poi collegarmi in base blu. Non so se ce la faccio, quindi con il mio bellissimo butterfly click arriviamo tranquillamente verso la base blu. Perfetto, mi raccomando supportare questi video perché so che vi piacciono questi video uncut. L'ultimo video l'ho fatto credo a novembre, se non mi sbaglio, mi ricordo, perché mi devo anticipare i video per il Games Week e appunto ho deciso di fare una Bed Wars uncut. Molto probabilmente sì, a novembre è uscito l'ultimo video uncut che è andato molto bene e so che vi è piaciuto, quindi se ancora non l'avete fatto lasciate un bellissimo mi piace e ditemi se guardate tutto il video dall'inizio alla fine o magari ditemi poi dove arrivate eccetera eccetera eccetera. Io ovviamente punto a fare tantissime. Oh, ah, il letto, ok. Dicevo tantissime Bed Wars vinte, ovviamente, ecco, sì. Stavo dicendo tantissime Bed Wars. Cosa? Bed Wars? Bed Wars vinte, ok, perfetto. Allora, signor Blu, arrivo a prenderti tranquillamente. Boom, ok. Diciamo che andando avanti, spero di... Aspettate che... Voglio un attimo vedere come se la gioca, perché non vorrei fare cavolate, perché se faccio cavolate è la fine. Quindi skippiamolo. Vai, vai, vai. Letto, 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 letto. Vai, perfetto. Me la doro. Non scappare. Non scappare. Non scappare. Ehi, non scappare. Bro, non puoi scappare. Non puoi scappare, muori se scappi. Dove vai, scusami? Hai l'isola di diamanti? Ah no, però c'è il collegamento al centro. Non andare al centro? Ok, se... ma scusami, la tua intelligenza. Perché non sei andato al centro che almeno te ne scappavi? E lì non è un collegamento adesso. Sì, sali, scendi, ma ci muori, bro. Mi dispiace, ma questa Bed Wars è vinta da me, dal Marchessone. Ma in realtà tutte le Bed Wars saranno vinte da me. Bro, mi dispiace. Sì, 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 ciao, ciao. Ho vinto, GG. Primo game, prima win nelle Bed Wars. E questa è la prima delle tante vittorie che andremo a fare oggi. Subito nuova partita. Mappa, mi sento che abbiamo la possibilità di scegliere le mappe, perché siamo signor admin, scegliamole. Mettiamo una mappa molto carina, ad esempio orchestra, che è molto bella. Nuova Bed Wars, come avete visto vi ho tagliato solo la parte in cui praticamente ero in lobby che aspettavo, perché comunque è molto noiosa quella parte, e vi lascio tutte le altre ovviamente uncut, tutte le altre parti del video. Allora su Coral comunque mi stai dicendo in tanti, Marques, ma hanno aggiunto questi cosmetici,
no. Allora, tecnicamente solo chi ha un rank su Coral può avere i cosmetici, il resto no, perché li stanno ancora fissando, se non mi sbaglio. Quindi sì. Morto, ok? Quindi per adesso solo chi ha un rank può averli. Quindi un VIP normale, un Legend o un Champion. Ora, se non mi sbaglio, tecnicamente dovrebbe essere così. Quindi prendiamo blocchi, abbiamo anche la mela. Mangiuchiamo la mela. Team bianco sta andando di là, perfetto. Noi appunto possiamo volare direttamente verso il team grigio, che non ha nemmeno parte di letto. Io posso buttarlo nel void così e andare subito in base, ragazzi. Proprio easy. Ok, poi prossima vittima sarà il rosso, 100%. Non ho tanta vita, ho perso 2-3 cuori. Però tecnicamente... Ah, morto, eliminato! Si è disconnesso, ragazzi. Perfetto, perfetto così. Ah, mi metto il gold da parte, così appunto poi posso farmi tranquillamente l'armatura. Nessuno sta venendo in base mia? No, il bianco eliminato, potrebbe venire l'azzurro. Però prima che venga l'azzurro noi andiamo a prenderci il team rosso. Ce lo togliamo subito. Quindi, ragazzi, fare win streak... Non sta venendo, ok, no, non sta venendo. Dicevo, fare win streak in disguise è molto più semplice, perché non hai 30 persone che ti vengono sopra. Perché chi si guarda le mie live, ragazzi, che le faccio il martedì, il venerdì e la domenica, scoprirete guardando le mie live che è ingiocabile se tu appunto prendi e giochi senza disguise. Vieni solo stream sniperato, ovvero che tutti ti vengono sopra e non puoi assolutamente vincere. Cioè, puoi vincere, ovvio, però diciamo che dopo un po' diventa pesantino ricevere 300 player sopra mentre tu praticamente stai lì da solo e fai ok, io sono da solo contro 300 player. Bene, sì. Allora, prendiamo subito sharpness. Perfetto, perfetto, possiamo farci subitissimamente subito sharpness. E a questo punto chiamo un attimo una situazione. Il team azzurro è in letto e ok, è il più vicino a me. Il blu ho visto che si sta attaccando con il rosso, quindi attaccare il rosso adesso non serve. Potremmo attaccare il team azzurro tranquillamente, perché se non sbaglio non si sta sbagliando. Sì, non si sta sbagliando, non si sta attaccando con nessuno, vero? Ah, sta andando al centro? Potrebbe venire in base, potrebbe venire in base, quindi o andiamo subito. Ok, blu eliminato, quindi ora abbiamo anche il rosso che ci potrebbe venire in base. Mi dovrei sbrigare. No. Team azzurro, non hai capito niente. Non hai capito niente. Non è che sei arrivato in base e non mi dimentico del mio letto, Ora, o torni indietro o muori. Decidi, sono due le cose. Scegli opzione 1, opzione 2. Credo l'opzione 2 perché sei appena morto. GG, bravissimo. E mi dai anche due smeraldi. Rosa, perché è la legna così? È perché sono fortissimo. Rosa, sono fortissimo, bro. Eh sì, io sono il god, quindi posso avere la legna di tutti i colori. Perché sono fortissimo. Perfetto, esatto. Andiamo ad attaccare, appunto, come vedete si vede tipo Pazno 6, che ha scritto quel nome, praticamente, che ha scritto in chat. Ok, vieni, vediamo chi è più forte tra me e te. Vieni, 1v1. Pregapple, attenzione. Mi rompe. E invece no, perché nonostante aveva pregappolato, ragazzi, credo che comunque mi avrebbe killato in una maniera proprio easy. Oh oh. Ma l'ho trappato. GG. No, ho perso il letto. Raga, brutta storia. Ho pochissima vita. Ho pochissima vita. Sta rispondendo l'azzurro. No, sono morto. Sono morto. Sono morto. GG. Un cuore e mezzo. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Va bene. Perfetto così. Mangiamo la mela. Ok. Dove sta andando? Team rosso. Ok, ragioniamo. Dobbiamo ragionare assolutamente. Quindi abbiamo visto che lui sta andando verso la base sua. Ok, sta tornando in base. Perfetto. Quindi mi ha distrutto il letto. Non possiamo più morire, perché se moriamo, boom, eliminati. Quindi, allora, vediamo un attimo. Farmi giro di smeraldi mi conviene secondo voi? Ma secondo me nemmeno no. Però sì, lui ha una protection e una sharpness, molto probabilmente. Vediamo un attimo. Protezione ce l'ha, perché come vedete ha l'armor enchantata. La sharpness, se prende solo la spada in mano, potrei vedere se ha sharpness. Prendi la spada un attimo in mano. No, non la vuole prendere. Sta venendo di qua. Io ho 5 smeraldi. Vediamo se ha sharpness. Sì, anche sharpness, ho visto. Anche sharpness vuol dire che se facciamo un fight, almeno che non è fortissimo, boh, non lo so, vediamo, 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 vediamo. Proviamo ad andarci in base. Ha fatto una cavolata. Ha fatto una cavolata. E andiamo in base. E andiamo in base, ragazzi, gli rompiamo il letto. Ha fatto una cavolata. Però non c'è il collegamento qui. Se ha una fireball sono morto, Se ha una fireball sono morto, ve lo dico. Ce l'ha? Non ce l'ha. Vieni, vieni. Scendi. Mai mettersi sotto. Prendere troppo knockback. Mai mettersi sotto. Sì, queste sono le tattiche del Marchessone. Sicuramente, bro, ti sei messo sotto perché non guardi i video del Marchessone che spiega sempre di non mettersi sotto. Sono morto. Mi dispiace, ma sono morto. No, per favore. Oh mio Dio, sembra che cheat, ragazzi. Ok? No, devo uscire da qui assolutamente. Non che volare. No, niente, sono morto.
Via, 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 via. Chiudi, 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 chiudi. Prendiamo la speed. Ragazzi, situazione bruttissima, eh. Però tecnicamente posso clutchare questo game. Allora, vediamo subito. Prendiamo, rifiliamo i blocchi che ci servono. Oh, oh. Sei così scemo? No, ragazzi, un altro hit, sono morto. Un altro hit, sono morto. Un altro hit, sono letteralmente morto, ragazzi. Non prende, non prende knockback. Sono morto, GG. No! No! No, 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 per favore! È caduto! È caduto! Oh mio Dio, scappi? Eh sì che scappo, bro, non ho vita, tu che dici? Tanto ora ti elimino, dove vai? Ok, allora, vediamo, fermi tutti. Fermi tutti, fermi tutti, ragazzi, fermi tutti. Oh mio Dio, che ansia, ma noi la protection a tutto. Però la spara in diamante. Quindi sotto questo punto di vista siamo assolutamente avvantaggiati, ragazzi. Allora, fermi tutti quanti, fermi, fermi, fermi. Allora, ragioniamo. Io mi vorrei prendere, no, usciamo da questa base perché è bruttissima. Mi vorrei prendere i diamanti qui e farmi appunto una protection di livello 2 alla fireball. Secondo te mi chiamo Peppino, rosso? Mo me ne butta un'altra, volete vedere? No, ok. Perfetto, sta venendo. 4 diamanti, vero? Yes, e ne ho 5 più 1 che ne avevo in base. Mi posso fare appunto la protection. È caduto di nuovo! LOL, ok, perfetto, è caduto di nuovo. Facciamo protection di livello 1, ok. Tra un diamante potremmo farci anche la livello 2, senza problemi. Sono sicuro che ora mi insulta. Anzi, lo vogliamo far scalerare? Assolutamente sì, ragazzi, mi piace far scalerare i player. Quindi quello che faremo noi è appunto prenderci lo stick del knockback e knockarlo nel void. Pronti? Vai, ragazzi, oh mio Dio. Allora, intanto ci facciamo la protection di livello 2. Lui sta venendo? Sta venendo. Se mi butta la fireball non è un problema, tanto sono già arrivato. Ma ragazzi, me lo fa apposta a cadere! Ma è caduto di nuovo! Va bene, meglio quel pegno per noi, ragazzi. Allora, facciamo stick del knockback. Ok, ce lo mettiamo qui al posto della fireball. Sì, al terzo slot. Poi protection di livello 2. E già, ragazzi, a posto. Ora ci prendiamo le mele. Fireball è a posto. Quindi fireball, mele. E questo non serve più. Mele ancora. Perfetto, ragazzi. Possiamo andare. Possiamo assolutamente andare. Allora, signor rosso. Oddio, solo per cadere. Stai venendo? Ricordiamoci di usare lo stick del knockback. Perfetto, ora sclererà tantissimo. Facciamo un fireball jump qui sopra. Mangiamo almeno d'oro. Guardate come sclera. Guardate come sclera. Ah! Abbiamo vinto. GG. Tre puntini, lo sapevo, ragazzi. Lo sapevo, lo sapevo. Tre puntini. No, punto interrogativo. Perché tre puntini, bro? È solo uno stick knockback, ragazzi. Perché non si può utilizzare? Prossimo game utilizziamo anche l'arco. Vi faccio vedere. Vai, nuova Bedwars. Andiamo. Questo game, arco più stick del knockback. E anche qualche fireball. Nuova partita. Abbiamo deciso arco, stick e fireball. Perfetto. Tanto, ragazzi, non è un problema. Allora. Abbiamo tutti e 8 dentro il game. Perfetto. Quindi noi possiamo intanto fare così. Prendere il legno e bardare il letto. Così possiamo stare molto molto tranquilli. Quindi facciamo così. Tac, perfetto. Legno, legno sopra. E mettiamo anche la lana. E la nostra difesa l'abbiamo fatta. Ora, il rosa non so dov'è, ma noi non ci sono problemi. Facciamo così, prendiamo la lana e lo andiamo ad attaccare. Cioè, nel senso, non so dov'è perché non so se stava venendo da me. Ma abbiamo un problema. Il rosso potrebbe venire. Potrebbe venire, abbiamo livellato 281 stelle. Sono tantissime, Il rosso potrebbe venire, allora facciamo così. Rosso. Però anche il pink. Vediamo un attimo il rosso come se la gioca. Perché se lui si prende solo i diamanti e se ne va, non è un problema. Perché anche il blu lo sta attaccando. Quindi rosso, non ti conviene venire da me, Poi il pink. Ah, ma il pink ha quittato, ragazzi. Allora, perfetto, possiamo andare dal rosso. Mi sto preoccupando di una cosa che non esiste. Il pink non c'è più. Vai, 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 vai. Tutti dal rosso direttamente. Quindi tecnicamente, se il blu attacca il rosso, che ha già fatto il collegamento, io mi risparmio anche il collegamento per andare in base blu. Perché il blu lo sta facendo. Bravissimo, signor blu. Ma il rosso? Dove è andato? Il rosso? È in base? Ok. Quindi intanto rompo il letto al rosso. C'è anche il blu dietro. Bro, siamo in tre comunque, Non ti vorrei dire, ma sei appena morto dal blu. E io adesso mi chiedo. Oddio! Ma pazzo il rosso! Perché non mi attacchi? Ma what? Ok, perfetto, morto. Ok, credevo, ragazzi, che non lo so. O il blu è scarso o non lo so. Vabbè, comunque non è un problema, non ci interessa. 9 di gold, non possiamo farci l'armatura, ma ne mancano 2. Comunque aspettiamo. Shear più ascia. Così shear rompiamo la lana, l'ascia rompiamo il legno. Blocchi li abbiamo sistemati. A questo punto aspettiamo l'armor, perfetto. E andiamo tranquillamente verso il team blu. Oh oh.
Oddio, come caspita Hitty? Sei morto? Ehi! Morto, bro, devi morire. Non prende knockback. Ho pochissima vita, mi conviene prendermi la mela? Secondo me sì. Cioè, il pink è stato bellissimo come ragazzi. Letteralmente ha fatto il primo ponte. È caduto, boom, via. Non gioco più, è letteralmente acquittato. Ok, GG. Mangiamo la mela d'oro. Ok, sta arrivando. Oh mio, ragazzi, ma tira delle double hit assurde questo team blu. Vediamo, vorrei, ma perché è strano, tipo si shift, raga. Citer? No, vabbè, non credo. Tre diamanti, scusate, quanto manca al quarto? 20 secondi. Non posso aspettare perché sta arrivando. Però la protection già ce l'ho, ragazzi. A sto punto metto il pull e l'altro me lo metto da parte, gli altri due. Quindi facciamo il pull al volo, mi metto questi due da parte, mi faccio la spada migliore, una mera fireball, vai. Dai, dai, che ora mi rompe il letto, muoviti. Non ci credo! Oh mio Dio! Oh! Vabbè, ragazzi, giocata migliore. È uscito! Perché quittano? Comunque, giocata migliore, ragazzi, le faccio io. Mamma mia, le giocate migliori di questo server le faccio io. Bellissimo. Vero, Wither Skeleton? Vero? Avete visto? No, ragazzi, comunque faccio delle giocate assurde. Cioè, ho rischiato di rompere la mia difesa del letto, però intanto ho difeso il mio letto. Mamma mia. Cioè, altro che qui, ragazzi, giocata migliore. Allora, comunque, parlando seriamente, abbiamo team verde senza letto, giallo senza letto, azzurro con il letto e bianco senza letto. Ok, quindi allora tecnicamente verde, giallo e bianco. Quello più vicino a noi dovrebbe essere il team giallo di là. No, verde in realtà, però va bene. Però ragazzi, quello con il letto più vicino è il team azzurro, che è l'unico con il letto. Quindi attacchiamo prima il team azzurro, gli rompiamo il letto molto tranquillamente e poi vinciamo anche il game eliminando tutti quanti. Non ha il collegamento al centro, quindi dovremmo attaccarlo. Se il giallo ha un collegamento al centro sarebbe perfetto, così mi collego e vado lì, se no lo devo fare io. Vediamo se ha un collegamento al centro, non ce l'ha, allora devo fare così, andiamo. Se l'azzurro mi tira una fireball, ragazzi, viene perma bannato, quindi speriamo che non mi tira nessun tipo di fireball, per favore, per favore. Oh ragazzi, ma io le chiamo, è incredibile, proprio faccio, tiratemi le fireball, è assurdo, le chiamo, va bene, ok, non è un problema, non mi preoccupate, facciamo la spada, altri blocchi. Anche io comunque, ma dovevamo giocare con l'arco in questa partita, mi sono dimenticato. Ma possiamo sempre rimediare. Quindi ci prendiamo gli altri due diamanti che abbiamo appunto lasciato qui e ci facciamo sharpness, che in realtà ne sono 4 adesso. Eh sì, perché ho aumentato anche il generatore di diamanti. Quindi ci facciamo 4 diamanti sharpness più basta, perché gli altri due non ci facciano nulla. Quindi sharpness. Gli altri due, no, niente. Manic Miner, ma non lo voglio fare. E adesso, signor azzurro, volevi giocare con le fireball? Io giocherò con l'arco. Vai, arco e fireball, vai. Il collegamento però l'ho fatto dall'altra parte, ma non è un problema, lo facciamo anche qui. Tanto da qui non mi tiri le fireball. Quindi il giallo è stato eliminato, rimane solo il team verde. Era il giallo eliminato, vero? Sì, team giallo eliminato. Rimane solo il team verde senza letto e l'azzurro con il letto. Quindi, allora, senza cadere, perché sennò perdiamo anche l'arco. Rifiliamoci i blocchi, perfetto. Allora, vediamo un attimo. Team giallo? No, scusatemi, team pink. Vabbè, ciao, li sto dicendo tutti, team azzurro. Ok, allora, team azzurro. Eccolo lì, è lui? Ma come c'è ancora il verde? Oh mio Dio, lo killo? È final kill, ragazzi, È final kill. Oh! Ma che kill ho fatto? Che kill ho fatto? No, vabbè, ragazzi. No, vabbè. Ma sto facendo delle kill assurde. Ho perso il letto dall'azzurro, si è buttato anche nel void. Ok, va bene, non è un problema. Tanto c'è la fireball, 100%. C'è la fireball, guarda. E io sono scemo, azzurro. Ce n'è un'altra? No. Ok, fermi tutti. La sta comprando, sicuro? Letto rotto? Non te l'aspettavi, vero? Ok, allora, io ho l'arco, però non mi conviene utilizzarlo. No, via. Via, ok. Via, scappiamo. Mi sa che c'è l'altra fireball, Non so se c'è l'altra fireball, ragazzi, non lo so. Vabbè, comunque noi andiamo via. Ci prendiamo la spada in diamante. Anzi, non Ender Pearl, giochiamo con l'Ender Pearl. Arco? Sì, arco. Problemi? Ok, allora, facciamo mela d'oro, fireball, blocchi, Ender Pearl. Vai, perfetto. Allora, tecnicamente sei scarso. Slash, kick, no, ok. Va bene. Ok, quindi se uso l'arco sono scarso. Bello. Giocare scorre le mecce da disguise. Scopriamo veramente la vera community. Arco uguale scarso, sono scarso, ok.
Va bene, allora faremo un PvP 1v1. Toglierò l'arco. Qual è il problema? Dove sei? Tanto ora giocherei con la Fireball, sicuro. Sicuro giocherei con la Fireball. Dove sei? Dove sei andato? Ah, vuole fare il PvP? Vuole fare. Vai, vai. Ok. Non mi ha baccato nel blocco. Non ci credo mai nella vita. Eccolo. Me la darò. Chi è scarso? È team azzurro? Chi è scarso? L. Ok. Va bene, sono scarso, però intanto ho vinto. Sempre stessa mappa, ragazzi. Perfettissimo. Allora, vogliamo giocare veramente un po' da infamoti, da stronzetti? Vai. Allora, vediamo subito. Giocheremo oggi con... oggi, in realtà, in questo game, con arco e stick del KB. Allora, abbiamo il team blu, perfetto. Siamo due in meno? Perché? Ma perché quittano tutti? Perché... no, cosa sto facendo? Marques, riprenditi un attimo. Ok, perfetto. Allora, facciamo ascia, recuperiamo tutto il legno che abbiamo perso. Ragazzi, sembra che stiamo giocando alla survival praticamente. Quindi, non dovevo farlo in questo modo. Non so cosa mi è preso, ragazzi, ma ok. Allora, il team giallo sta venendo. Perfetto, giallo, ma magari veramente sei un grande. Così mi risparmio il collegamento, mi risparmio i blocchi e allo stesso tempo materiali. Quindi vieni, 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 vai tranquillo, puoi venire. C'è tutto il tempo che vuoi per venire. Guarda, io ti aspetto qui. Così ti elimino, vieni, vieni, guarda, mi aspetto qui, shiftato. Vai, vai, buttati, buttati. Non c'è nessuno in base, vai, tranquillo, la base vuota. No, ma tranquillo, la base vuota. Non c'è nessuno, vai tranquillo. Non c'è, no, 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 Miki, puoi venire. Non c'è nessuno, vieni, vieni, ti aspetto. Vai. Che fai, non vieni, Miki? Perché? Bro, non c'è nessuno, vai tranquillo, puoi venire. Oh, in caso muori, tranquillo, stai giocando una Bedwars, non ti stai giocando le chiavi di casa, puoi venire. Va bene, non vuole venire. Perché non vieni, Miki? Ma mi scusi, Miki. Viki, Miki, scusami, come ti chiami qua? Miki, tutto ok? Sei vivo? Ah, ok, vivo, vivo. Stavo facendo il finto FK. Pum! Non ci credo, si è messo il blocco davanti. Bro, però il Marchessone è il Marchessone, sì. Quindi andiamo. Miki ha ricevuto una bomba d'amore. Addirittura, che bellino. I nuovi messaggi di Coral, ragazzi. Vieni qua, ok. Ora lo salirà da sopra, esatto. Gli farò il knockback da dietro. Si è fatto l'armor, ragazzi. Vabbè, c'ha l'armor, giustamente. È giusto che comunque mi elimina. Allora, comunque, allora facciamo l'armatura anche noi. Ci facciamo la spada anche noi. Lascio potenziata. Bro, mi dispiace, ma questa volta il game lo vinco io. Allora, dove sei? Dove sei? Vieni. Bro. Ehi, sei morto? Eh sì, morto. Perfetto, da danno da caduta in realtà è morto. Perché, sì, Litto gliel'ho data io, ma è morto da danno da caduta. Perfetto, perfetto, perfetto. Oh, ma ci sei respawnato? Ma che è? Respawn veloce. Minchia. Sono un cheater, ragazzi, sono un cheater. Sto cheatando. Ok. Vai. 1v1? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Bellissimo anche l'animazione, fantastica. Allora, l'unica cosa che è un po' fatta male, perché erano dei biscotti, non del legno, però ok. Allora, ragioniamo, abbiamo il rosso che potrebbe venirci in base, sì, sì, perché è in base blu, è appena eliminato il blu, noi siamo di fianco al blu. Però, signor rosso, a me non è un problema, perché tanto io ti vengo a prendere lo stesso, quindi facciamo così. Mela, ok, perfetto. Non voglio utilizzare l'arco, ok, guarda, ti aiuto, ti aiuto, ti aiuto. Faccio anche io il collegamento, vai. Faccio il collegamento in modo che ci attacchiamo direttamente, cioè ci fediamo direttamente nell'isola di diamanti. Sei pronto? Sei arrivato? Dove sei? Signor rosso. Aspetta, aspetta. Shift, shift, shift. No, mi ha visto e niente. Oh! Pazzo, quanto danno mi fa? Mi fa un botto di danno. Non ha nemmeno l'armatura. Noi possiamo farci sharpness, trappola, minor fatigue. Così appunto se qualcuno viene in base, ragazzi, noi ce ne accorgiamo. E tranquillamente attacchiamo il team rosso. Molto molto tranquillamente. Quindi mele, blocchi, perfetto. No, 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 Marques, che fai? No, sei un pa... ma allerta blocchi? Mi sa di sì, ragazzi, guardate quanti blocchi ho. Cioè, non lo so perché, ragazzi, è normale prendere secondo voi tutti questi blocchi. Me lo dite nei commenti se anche voi avete l'abitudine di prendere tutti questi blocchi, ragazzi. Cioè, è assurdo. È assurdo, io non lo so, non lo faccio nemmeno apposta. Perché comunque premo shift il tasto coso e il tasto sinistro per shoppare, ci ho portato insieme. Bellino però. Oh, ma c'ho la shear, vai. Ok, blocchi davanti per bloccarlo. Ovviamente i blocchi servono. No, 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 no. Sono scemo perché l'ho lasciato ad uno di vita e potevo eliminarlo tranquillamente. Invece ovviamente io sono scemo. Allora, facciamo così, mela. No, c'è qualcuno in base? Ho sentito passi? Ho sentito bene.
Mi fai il letto. Invece no, mi dispiace. No. Il marchessone non si fa fregare così. Allora, Timmy, team azzurro, venga a prenderti, vai. Timmy ti chiami, proprio così. Timmy, ti venga a prendere, non ci sono problemi. Quindi facciamo così. Tac, 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 perfetto. Allora, oh, ma il pink che fa? Buttato nel void dal centro? Ok, ah no, è vivo ancora. Ah, si è buttato lì. Potrebbe venirmi in base, raga, Potrebbe venire in base mia. No, tecnicamente non è solo scivolato, sta continuando a prendere smeraldi. Ah, team azzurro, ma te mi lasci i diamanti così? Ok, non ci sono problemi. Benissimo. Team azzurro, ti faccio il letto. Che? Ma li droppi davanti a me, bro, ma non ho, ti faccio anche mangiare la mela. Vabbè, ci sviccia tutto, quando hai fatto possiamo attaccarci, Vai, aspetta che ti faccio il letto. Vai. Tieni. Oh! Prendi i diamanti, vatti a fare la protection. No, non li sprechi. No, mi servono. Mi dispiace, ma mi servono. No. Va bene tutto. Cioè, però scusami, ma è l'avversario dietro, ti do i diamanti e tu devi fare la protezione davanti all'avversario. Allora, sei anche un po' te, scemotto, Però, ok, GG. Allora, andiamo ad attaccare il team pink, che è l'unico rimasto con il letto. Sì, perché per rosso non è il letto. Team pink era al centro. In realtà, raga, se lui è furbo mi viene in base subito e mi rompe il letto. Però, tecnicamente no. Ok, generatori di diamanti per iniziare a livello 2, quindi ci sono più diamanti. Perfetto. Quindi blocchi non mi servono, non mi serve nient'altro, ragazzi. Andiamo dritti, spediti verso la base. Ah, c'è anche il rosso, perfetto. Nella base pink c'è anche il rosso, nessun problema. Si gode, vogliamo. Quindi facciamo così. 4 diamanti, posso farmi la protection di livello nulla in realtà, perché già ce l'ho di livello 2 che costa 4. La 3 costa 8, ma adesso non ce la possiamo fare. Ma ho rotto il letto. Il letto rosso è distrutto dal rosso. E il rosso dov'è? Rosso? Team rosso? Dove è andato? Oh bro, no, aspetta, scusatemi un attimo, eri qui. Oh! Ma sei un pazzo! Ma dove stava camperato, ragazzi? Ci sono anche andato a vedere se era camperato lì, ma non c'era. Perché? Pazzo scatenato, ma mi scusi. Cioè, te mi attacchi così a sorpresa? Ma io non lo so, ma che modi sono questi, raga? Che modi sono di attaccare a sorpresa al marchessone? Va bene, tanto ho il letto. Tu non ce l'hai. Perfetto, ok. Allora, comunque, a parte gli scherzi. Team rosso, non so dov'è, tecnicamente ancora lì. Il team pink è sparito. Noi facciamo un collegamento al centro. Come si dice, per non saper né leggere né scrivere, noi andiamo al centro. Altri blocchettini, vai, voliamo. Per favore attaccatevi team rosso e team pink lì. Non fate che sarete tutto il tempo a camperare. Per favore no, perché vi chicco ad entrambi e vinco questo game, Che poi siamo ancora in... quante game abbiamo vinto di fila? Vediamo subito, slash stats. Ora siamo a 3, questo dovrebbe, se vinciamo questo arriviamo a 4 game vinti. Come vedete comunque durano le bad doors, sì, bro, mi ha voluto attaccare a sorpresa? Sei morto, mi dispiace. Non si attacca al marchessone a sorpresa. Morto. GG. No, bro, quanta vita hai? Mi arrabbio se non muori. Vabbè, bro, certo. Resisti ancora che... Full diamante. Non me lo dire. No, guardate. Vabbè, avete capito, ragazzi, Guardate se io ora devo skillerare, Guarda, devo skillare questo full diamante, che sicuramente c'ha anche un ender, perché ora si tippa nella mia base. Volete vedere? Bro, se è un ender per TTP nella mia base, è la tua fine. Non ti... Ha un bridge egg, ha delle pozioni. Ha un qualcosa, ragazzi. No. Ma Non l'ho capito. Vi giuro non l'ho capito. Non ho capito cosa stava facendo questa persona. Però abbiamo vinto, l'importante è questo. Nuova partita, sono pronto e carico per distruggere tutti. Allora, nuovo game. Questa è una mappa che vi dico un po' come si può giocare. Cioè, nel senso, potrebbe essere molto scorretta giocarla così. In realtà no, però ragazzi, essendo che io ho fatto il record italiano delle speedrun delle Bed Wars, ragazzi, letteralmente, come vedete, tu puoi prendere 8 di iron, che fai 32 blocchi, arrivi da un'altra parte e l'avversario letteralmente o lo trovi che appunto non ha nemmeno bardato, o se ha bardato comunque te lo puoi eliminare subito. Boom, via. Perché comunque tu hai un vantaggio di velocità, tra virgolette, se sei più veloce di lui. Ora muoio, perché muoio. Oh? No.
Fortissimo sono, fortissimo, perfetto, mamma mia. Come avete visto ragazzi, ce lo siamo tolti subito. Poi potremmo giocarlo a modi speedrun, ovvero TNT, Fireball. Il problema è che il generatore su Coral non è come il generatore dei pixel, perché letteralmente su Coral il generatore è molto più lento. Qui giusto sui pixel avevi, credo, Fireball e TNT. O meglio, Fireball, TNT sicuro, invece qui no, non lo potevi fare. E poi il TNT Jump, sono caduto perché non avevo blocchi nella mano. Invece il TNT Jump comunque è molto molto meglio su iPixel che su Coral. Su Coral non lo so, non l'ho mai capito ragazzi, non lo capirò mai, non sto scherzando. Non capirò mai il TNT Jump di Coral, perché o il timing è diverso, oh, non lo so ragazzi, ma io non mi ci trovo proprio a farlo il TNT Jump Score, non capisco il motivo. Fatemi sapere nei commenti se anche per voi è così, ma io ragazzi non riesco a farlo. Il TNT Jump sarebbe che tu piazzi una TNT e salti con la TNT, ti fa l'effetto quando la TNT esplode, ti dovrebbe far saltare, ok? È quello l'effetto. Comunque, 3 diamanti, 14 secondi, ne spawnano un altro di secondi. Aspettiamo ragazzi, è bello aspettare per le cose belle, no? Cioè nel senso, in realtà la frase era un'altra che volevo dirvi, però tipo, per le cose belle si aspetta, giusto? Tipo ragazzi, a Natale che avremo tantissimi regali, voi dovete aspettare il Natale, voi state lì magari il 23, dai che tra poco è Natale, sì, capito, e quindi dovete aspettare, vabbè, comunque, ogni tanto sì ragazzi, sono scemo anche io, sì, comunque facciamo spada, blocchi, mele, tutto quanto, e attacchiamo direttamente il team blu, sì, perché il letto è l'unico con il letto più vicino a noi. Poi abbiamo il rosa che ancora non sta venendo, blu sta venendo da me, perfetto, vieni pure, via, morto. Ok, tecnicamente li posso fare subito il letto. Via. Mangiamo la mela e ti elimino subito. Vieni. Dai, sei morto. Mi dispiace, ma sei morto. Perfetto. Mele, blocchi. Droppiamo tutto il resto che non ci serve. Dov'è il team rosa? Team rosa. Dove sei? Team rosa. Non ti nascondere dal marchessone. Mi sa che sta passando. Ah! Il giro inverso. Ok, vieni pure. Guarda, non mi rubare il letto ragazzi in questa partita. No, non c'ho bisogno. Mi metto la trappola, che se su Coral si chiama trappola fatica da scavo, in poche parole la maner fatig. Bellissimo questo fireball jump, ma mi dispiace, non ha funzionato. È vivo? Ah no, che è morto. Ok, perfetto. Perché sui pixel sono abituato che quando killi una persona ti dà praticamente il suono clean, e invece su Coral non c'è nessun suono clean, e quindi non te ne accorgi quando killi una persona. Bene. Ah no, ma anche su Coral in realtà te lo dà, ma è grazie alla mod di Lunar, che praticamente ti dà, quando tu hai, quando scrivono il tuo nome in chat, esce tipo tin 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 tin. Se avete il Lunar lo sapete. E quindi sì, anche su Coral esce solo se utilizzi il Lunar, diciamo che questa mod attiva. Vabbè, comunque è carina come cosa. Bene, signor Pink, sto per cadere. Signor Pink, sto arrivando a prenderti. Non dirmi che fai tutto giro inverso, perché sennò mi fai perdere tempo. E invece no. Oh. Bro, mi dispiace, ma sei appena morto. Perfetto. Allora, io prendo, sì, mele, blocchi, in realtà ne abbiamo, però va bene, non bastano mai ragazzi i blocchi nelle bedwars, sono, sì, non bastano mai, fidatevi. Io ragazzi, mi dite nei commenti se siete dei player che utilizzano tanti blocchi o no, io tantissimi blocchi, ve lo stavo proprio dicendo adesso, tantissimi blocchi. Bro, dimmi te, cosa vuoi fare, dimmelo te. Faccio così, ok, mangio la mela, mi ti butto sopra, ti faccio knockback da dietro. Ok, rompiamo il letto, mamma mia ragazzi. Lo switch più veloce, ascia e legno, lo fai proprio in un modo velocissimo perché c'hai i tasti rapidi ragazzi. Ehi, ti passo da sopra. Sì, ti passo da sopra. Via. Boom. Guarda che cosmetico bello che hanno messo su Coral. Mua. Nuova partita, perfetto. Ah, questa mappa non la gioco da tempo. Comunque non abbiamo perso nemmeno una bedwars, 5 su 13, che è il mio record di winning streak. Mi scrivete nei commenti qual è il vostro record di winning streak, ragazzi, per favore, sono super curioso. Molto molto curioso, perché ad esempio il mio è 13, ma è tranquillamente superabile, cioè nel senso è molto basso, ma perché, cioè, vi spiego. Se mi metto in questo modo, quanto magari ho tempo da buttare, quasi mai in realtà non ho tempo da buttare, però ok, perché comunque il tempo cerco di utilizzarlo sempre nel migliore dei modi. Quindi se io mi mettessi qui ad esempio a giocare su Disguise, su Coral, come vedete le bedwars le vinci tranquillamente. Io ora sto giocando, comunque sto reccando mentre gioco, quindi è comunque più difficile giocare mentre si parla, ok? Quindi se mi metto qui off camera a giocare le bedwars in Disguise, riesco a fare bel record di winning streak. Però il problema è che non ho tempo, ma nemmeno voglia di mettermi qui su Coral ragazzi,
oh, tutto chiuso in casa. No, ma chi ha voglia di fare tutte le bad words? No, ragazzi, preferisco fare un video uncut, quello sì, con voi. Registriamo un video bellissimo, cioè nel senso con voi, io che lo registro, che appunto poi voi lo guardate, senza che appunto mi devo mettere lì da solo a tryhardare per fare le winning streak. Il letto non me lo rompi, bro, mi dispiace. Non mi dispiace, bro, mi dispiace. Va bene tutto, ma non me lo rompi. Via, ripezziamo il letto, il legno, scusate, e andiamo a prenderci i diamanti da quella parte. Che andiamo anche ad attaccarci il rosso a sto punto. Eh sì, vamonos, andiamo, 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 andiamo. Perfetto. Ah, signor rosso sta venendo. Comunque volevo ricordarvi che questo weekend saremo a Romix, quindi se vedete che domenica mattina non ci sarà la live, non vi preoccupate, perché appunto sarò a Romix. Prossima live ci sarà direttamente martedì. Bro, però stai laggando un po' tanto, eh? E io diciamo che non mi trovo proprio bene a giocare con i player che laggano. Quindi nessuno sta venendo, mi faccio la protezione e il pull. Non aspetto la sharpness, non fa niente, poi ce la facciamo. Quindi protezione. No, mi sono nerfati. Vabbè, rigeneriamo la vita con la mina d'oro, dai, non fa niente. Così la rigeneriamo anche prima. E se riesco mi faccio la sciara potenziata. Così, non ho gold, vero? Nemmeno iron, perfetto. Così tranquillamente rompiamo il letto super velocemente. No, 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 c'è la manner fatig, va bene, però solo le lascia. Vabbè, non me lo rompe perché c'è la manner fatig, però fa un botto di danno. Un cuore, raga, stavo per perdere il letto, ma perché lagga un pochettino? Ping, vediamo un attimo, ping red tiger. Vediamo un attimo quanto ping, a 54, strano, il mio ping quanto è? Ping 40, no, allora boh ragazzi, lo vedo lagghicchiare, boh, strano. Mia impressione, boh, lo vedo tipo che l'hit entrano un po' in ritardo. Non credo sia coral, eh? Vediamo subito. Mi stava per trappare. Ok. Ehi, bro. Morto. Eh sì, non ti posso... Non ci credo. Ok, mi sono clocciato. Quanti diamanti? Due. Ok, trampone spawnano al terzo. Buttiamoli qui, così ne spawnano altri quattro lì dentro. Perché più di quattro dovete sapere che non spawnano, spawnano, ragazzi. Quindi se li mettiamo da parte spawnano quattro più due, che sono sei. Bro, sei morto, GG. Vai, boom 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 boom. Letto. Ti ripiazzo anche tutto, bro. Oh no 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 no. Vieni qua. Vieni qua. Morto, via. Mamma mia, ragazzi. Comunque davvero, se mi metto seriamente a giocare le bad wars, divento il pro player, divento di questo server. Allora, vediamo un attimo. Buongiorno Mela. E andiamo verso il team giallo. Che ce l'abbiamo davanti? Davanti base verde e poi team giallo. Cioè ci sono anche i diamanti. Però non c'è nessun collegamento. Ma a sto punto non mi conviene fare una roba molto molto intelligente, ovvero prendere, farmi una fireball, mele e blocchi. Con la fireball me ne vado qui. No, in realtà mi conviene andarmene qui, così c'è il collegamento diretto. Eh sì. Oh oh, stavo per cadere, perfetto. Così mi prendo anche 4 diamanti, 2, perché chi c'è stato qui non lo so. E andiamo dritti per dritti verso la base gialla. Signor giallo, sto arrivando. Sì sì sì, piazzati anche blocchi. No, lo devo jumpare subito. Devo mangiare la mela. Chiudi. Sopra, ok. Chiudiamo, chiudi tutto. Perfetto, mangiamo la mela ancora. Abbiamo tutta la calma del mondo, ragazzi. Tutta la calma del mondo perché abbiamo tempo. Abbiamo la mela, abbiamo tutto. Scendiamo. Letto andato. Me la devoro. Però stai low ground, mi killa. Mi killa, stai low ground, ragazzi. Dovete sapere che il low ground sarebbe quando un player è più basso di te. Come vedete, lui mi sta vettando da sopra. Ragazzi, vi distrugge, cioè letteralmente gli fa tanto di quel danno assurdo. E infatti, quando tu becchi un player in low ground, quindi che tu stai sopra in questo modo, che okay, il player titta da giù, vedete, ragazzi, lui letteralmente non mi ha fatto capire nulla. E ha giocato benissimo, se l'ha giocato molto molto bene. Ora andiamo lì, lo eliminiamo, questo è sicuro. Però comunque ha giocato bene, perché appunto si è gestito bene il suo low ground. Io lo dico low ground in inglese perché mi viene più comodo dirlo in inglese. Se volete dirlo altezza bassa, quindi altezza bassa, cioè altezza bassa. Oddio, altezza bassa. Cosa ho appena detto? Vabbè, comunque quando sei appunto sotto di un player, molto molto semplicemente. Eccolo qui. Qui c'è l'azzurro. Aspetta, io posso far così, no? Non ci credo. Ok, mangiare la mela, ho perso metà vita, eh. Lui è letto, sì, è letto, quindi se muore non è un problema. Perfetto. E dobbiamo solo eliminarci il giallo, ragazzi. 7 smeraldi mi ha dato, cioè 5 lui e 2 l'ho presi io adesso. Ok, ok. Allora, gestiamoci la situazione in modo che non perdo gli smeraldi. Quindi facciamo così. Regà, volevi vedere come mi insultano su Coral? Arco con punch. Stavo per cadere, mi sa che niente arco con punch. Se mi tirano una fireball, niente arco con punch. Ma non me la tirano perché sono fortissimo, vero? Me l'hanno tirata, me l'hanno missata. Pazzo, un po' in ritardo, eh.
Va bene, giocate con le fireball e io giocherò con il vostro incubo, l'arco con punch. Mamma mia, ragazzi. Lo so, mi diverto perché tanto sono in disguise e nessuno sa che sono io. E quindi tranquillamente mi posso divertire. Ah, l'arco con punch, ragazzi, è l'arco più potente delle Bedwars, perché ha punch 1 e power 1. Letteralmente ti dà knockback. Vai, vai, tira la fireball, tira. Tirala. Vabbè, tirala. Ha l'arco anche lui. No, non lo voglio perdere. No, non voglio perdere il mio arco. Raga, cioè il suo arco costa 12 di gold. Il mio costa 6 smeraldi. Un po' di differenza, eh. Ok, mangialo. Ho preso la speed. Mila. No. No. Devi morire. Ti ho preso? Hai l'arco? Non ci credo. Non ci credo, ragazzi. Questa è fortuna. Però l'azzurro, scusatemi, è letto. Bro, ma tu non ce l'hai con punch. Io sì. O ce l'ho con punch. Ok, oh mio Dio. Arco Wars. Ok, mi ha insultato. Mi ha insultato sicuramente nella sua testa. Ora non ho fatto in tempo a scriverlo in chat, ma 100% mi ha insultato. Oh, che scherzo, torno su Fair Games. Sicuramente. Però che bello. Che bello. Ogni tanto è carino utilizzare l'arco. Non utilizzo mai, ragazzi. Potete utilizzarlo l'arco, tranquilli. Vi do io il permesso. E scrivetemi su Instagram, intanto seguitemi. Scrivetemi su Instagram. Se vi insultano mentre utilizzate l'arco, mi dite il nome di chi vi ha insultato. Io lo banno, perché no, non si devono permettere di insultarvi mentre utilizzate l'arco. E nel mentre noi zitti zitti abbiamo vinto un'altra partita. Nuova partitona, ragazzi. Allora ragioniamo. Dobbiamo vincere, quindi io vorrei utilizzare l'arco in realtà. Posso riutilizzarlo e farmi un collegamento al centro? Assolutamente sì, qual è il problema? Allora, blocchi, ok, e legno, perfetto. No, volevo il legno quello colorato, cioè il legno quello non lavorato. Va bene, fa niente, facciamo così. E intanto abbiamo messo tutto, perfetto. Poi vediamo un attimo. Il blu ha preso subito i diamanti. Non mi dire che bel centro, ragazzi. Mi voglio fare un collegamento che non l'ho mai fatto in realtà. Però oggi lo faremo, perché oggi, ragazzi, testiamo cose nuove. Prendo tanti blocchi e facciamo il collegamento dritto verso il centro, senza passare per i diamanti. Così noi dalla nostra base abbiamo un collegamento che appunto possiamo arrivare al centro in pochissimo tempo e prenderci tutti i smeraldi del mondo. Allora, tecnicamente questa roba su pixel si può fare, ma quando arrivi praticamente al bordino non ti fa passare blocchi. Qui tipo te li toglie. Non so se su Coral è così, però non credo. Andiamo. No, vedi che su Coral ti li fa pezzare, quindi perfetto. È un problema di pixel, cioè non è che è un problema di pixel, è forse che l'hanno messo per non far arrampicare praticamente le persone qui sopra lì. Boh. Su Coral si può fare tutto, ma quindi non è importante. Allora, la doppia azione però non spawna adesso. Ah, lui sta andando a prendere i diamanti, perfetto. La doppia azione di smeraldi, ovvero due smeraldi per spawn. Così possiamo farci l'arco. Spawn tra 37 secondi. Ok, tra 37 secondi. Quindi noi possiamo fare così, senza che facciamo il collegamento lì. Quindi diretto verso la base gialla. Lo facciamo lì, partendo da qui, in modo che lui, prima di venire in base, fa tutto questo giro e ci mette più tempo. Ok, strategia. Anzi, ma abbiamo, scusate ragazzi, ma abbiamo il bridge egg. Mi sto tranquillamente solo complicando la vita. Quindi facciamo così, posiamo tutto e faccio un collegamento che parte da qui e va direttamente lì. Così io posso tranquillamente andare. L'ho fatto un po' troppo bassino, eccolo sì. Però io adesso lo collego da qui, perfetto. Alla spada in ferro, morto, GG. Non ha preso KB in orizzontale, l'ha preso praticamente dritto. Via lì indietro, non lo so come l'ha preso. Ma bro, mi sa che ha guardato i video, ma un po' male l'hai visti i miei video, volevo fare il clutch, volevo fare il figo per una volta, ma non ci sono riuscito. Vi spiego perché forse ha guardato i miei video male. Perché va messo prima il legno e poi l'arma. Tu hai fatto al contrario. Vabbè, ci può stare. Allora, facciamo la spada e poi ci prendiamo l'arco con punch, ragazzi. Voglio far scalare questa lobby. La voglio proprio far scalare. Voglio vedere le persone che, mamma mia, devono scalare. Sei morto, bro. Ragazzi, ma sta laggando per forza. Ma non lo riesco a hittare. Ma che caspita, va bene, ok. È morto, perfettissimo. Allora, possiamo fare tranquillamente così. Intanto uno smeraldo ce lo prendiamo, ma... Ah no, qui ce n'è uno perché già l'avevamo preso. Ok, perfetto. Tecnicamente, se i miei calcoli sono giusti, qui due smeraldi per spawn. Esattamente. Oh oh, c'è il pink che sta andando forse in base giallo, e dal giallo si collega a me, eh. Vediamo un attimo. No, no, non credo. Ah no, io contro il blu siamo rimasti. Ah, il pink è stato appena eliminato. Perfetto, io contro il blu. Il blu dov'è? Ecco.
eccolo lì. Ah, sta andando lì. Ah, fermi. Dobbiamo correre in base e prendere l'arco. Fermi tutti. Mamma mia, che divertente, però, ragazzi, giocare con l'arco. 3 secondi lo prendiamo. Ok, tanto sta ancora lì. Deve fare tutto questo giro. Ok, vai. Abbiamo tempo. Prendiamo l'arco. Più una pozione di invisibilità. Non mi tirare una fireball, eh. Non me la tirare, non t'azzardare. Ok, bravo. Allora, possiamo prenderci intanto la sharpness più la manier fatigue. L'arco. Le frecce e blocchi. E più un'invisibilità, ragazzi. Guardate come si sclera. Guardate come sclera, eh. Invisibilità, così non mi vedete. Vieni. Vai. Vieni. Bro. Perché non vieni? Mi ha visto. Eh sì. Mi dispiace, ma mi ha visto. Sono ancora invisibile perché ora non si toglie più l'invisibilità. Perfetto, abbiamo guadagnato 3 diamanti, ma non ci interessano più di tanto. Possibile che lui ci insulterà, eh? Possibile, ma disguisato. No, non è vero. Non è vero. Come fai a dire che sono disguisato? Ma il disguisato sarebbe, ragazzi, una persona che siamo noi in realtà. Ovvero che cambiamo nick, ok? Utilizziamo il disguise in modo che non ci vengano a targettare. E chi sono? Vediamo se indovina. E chi sono? Vediamo. Ora mi dice sicuramente un champion di Coral MC. Rivelati. Assolutamente no. Non si dice. Ok, frecce. Prendiamo fireball e altri blocchi. Andiamo, perfetto. Oh, ok. Lo scopriremo. E va bene, lo scopriremo vivendo. È vero, c'è ragione. Sì, ma io sto facendo un giro assurdo. No, ma lui è a fianco alla mia base. No, raga, ho perso, ragazzi. Non c'è entrato in base mia. Oddio. No, ormai no, non lo posso pittare. Togli il disguise. Assolutamente no. Allora, tecnicamente lui, raga, era a fianco alla mia base. Poteva rompermi il letto. Non si sa per quale motivo. Non me l'ha rotto. Io intanto sto prendendo stack di frecce. A noi va bene così. Ok, abbiamo 2 stack di frecce letteralmente. Quindi, oh. Bro. Vai. Preso. Punch. Eh sì, bro, arco con punch. Ovvio. Fireball jump. Mettili sotto così di nocco. Vabbè. Raga, rischiamo. Vai, perfetto. Ho preso un bel po' di danno, 2 cuori, ragazzi. E non ci viene in base, mi dispiace. Non ci viene in base, bro. È morto? No! No, raga, è assurdo. Non gli faccio il letto, 100%, non glielo faccio. No. Io l'arco non lo perdo. No, non lo perdo l'arco. Vai, devi andare nel void. Devi andare nel void, bro. Raga, però è divertentissimo. Sì, bro, il mio arco con punch. Imbarazzante, no. Dai, non dirmi così. Tra un po' togliamo il disguise, tranquilli. Ok, prendiamo le mele. Tanto i blocchi li abbiamo. E credo che è un po' allerta a blocchi, sì. Chi sei? Indovina. Se, anzi, facciamo così. Se indovini, tolgo il disguise. Vai, vediamo cosa dice. Allora, intanto ti vengo a prendere, signor Blue. Vai. Se indovina il mio nome è impossibile, perché non lo indovinerà mai. Come ha fatto a scrivere Marques? La mamma mia, ragazzi. Va bene, togliamo il disguise. Slash disguise. Come hai fatto? Ok, no, ora me lo spiego come ha fatto, ragazzi, a indovinare il mio nome, scusate. Oddio mio. Come ha fatto? Ragazzi, ma è impossibile. Sto tremando. No, mi hai detto che sono imbarazzante. Faccina triste. No, faccina un po' triggerata, sì. Ok. Ora, scusa Marcus, non volevo. No, no, scusa, che carino. Cuoricino. Aspetta, fammi mandare un cuoricino per bene. Un cuoricino per bene. Bravo. Ok, perfetto. Allora, non ti preoccupare, vai tranquillo. È quelli che giocano così, sì, lo so, infatti. Ci continuerò a giocare, non preoccuparti. Allora, andiamo, dove sei? Team Blue, ti vengo a prendere. Ah, è vero, ma sei in video? Chi lo sa? Chi lo sa, bro? Chi lo sa? Lo scopriremo vivendo. Fireball jump, è morto, perfetto. È caduto nel void da solo? Gli posso fare letto tecnicamente, ragazzi. Non riesco a giocare. No, Gabriz, come non fai? No. Ok, morto. Mangiamo una mela? Chiudi? Mi sa che non glielo faccio per il letto. Alla shear? Sì. Alla shear, ragazzi, problemino. Problema tecnico. Vuole fare screen?
Vieni, va bene ragazzi. Facciamo i bravi, facciamo fare screen. Mi mangio un'altra mela d'oro. Ok. Però poi li devo killare, eh. Bravo, vedi, mi sei simpatico. Bravissimo, bravissimo. Ti mando anche un bacione. Perfetto, quindi adesso io il letto te lo rompo. Ok, vai, vieni. 1v1, fight finale. GG, super ultra mega GG. Rimettiamo il disguise, se no ragazzi è la nostra fine. È la nostra fine. Ti amo anche io. Aspetta, togliamo il disguise anche io. Cuoricino, perfetto, rimettiamo il disguise. Ah, come vedete siamo di nuovo un player random. Io non sono. Siamo di nuovo in un'altra Bedwars. Ragazzi, ho appena visto le mie statistiche e ho 7 Bedwars vinte di fila. Ebbene sì, questa sarà l'ottava, vero? Però io voglio il legno quello un po' particolare. Non voglio questo legno strano. Cioè, nel senso, questo è il normale che si mette nelle Bedwars. Volevo però uno un po' particolare, va bene, dai. Ne farò a meno solo per questa volta, però, signor Coral. Allora, team bianco, vieni. Vieni subito, arrivo a prenderti. Vai. Corriamo, corriamo, corriamo. Ok, allora è caduto, perfetto. Ditemi che non ha messo il legno, non ho visto. In realtà non ci ho fatto proprio caso, ragazzi. Quindi tecnicamente io posso far così. Ha messo il legno, riesco a chiuderlo in base? No, ho sbagliato. Non riesco, vero? No. Problemino, problemino, problemino. Oh, morto GG, gli faccio anche il letto. Ok, però mi sa che non riesco ad eliminarlo perché ho poca vita. Letto andato, non riesco ad eliminarlo, vero? Mi sa di no. Ci proviamo ragazzi, ma non credo. No, quanta vita, uno di vita ragazzi per un'altra hit. Non ci posso mai credere. Va bene, non è un problema, non è un problema. Allora, facciamo blocchi. Ok, e possiamo fare tranquillamente l'armatura in ferro, esatto. E sì, vabbè, già che ci siamo utensili. Anche se non utilizzeremo mai il piccone. Però raga, dai, se magari, eccolo, avete visto, il rosa sta mettendo Anderson. In questo caso utilizzeremo il piccone. Ah, il bianco sta scappando dal rosa. Ah, vai, 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 scappa dal rosa, scappa. Tanto c'è anche il grigio, tecnicamente. Quindi io uno dei due devo eliminare. Bro, bianco, mi dispiace, ma guarda un po' dietro. Bisogna sempre guardarsi dietro. Se ti sei clacciato, non ci posso mai credere. Però sei morto. Devo morire per forza. Quanti ne sono? Quanti ne siamo qua dentro? Per favore, quanti caspita ne siamo? Ok. Fatemi fare questo, questo, mela. Scappa, 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 scappa. Ok. Rompi il letto, rompi il letto, rompi il letto. Vai. Non ci credo, quanta vita. Quanta vita. Sei di vita, non ci credo, non ci credo. Va bene, allora cos'è che rimane adesso? Cioè chi è che rimane con il letto? Solo il team giallo, che eccolo qui. Arriva a prenderti, team giallo. Corro, volo. Ehi, team giallo, stia calmo. Ehi, sei strarrabbiato, come mai? Dai, non ti arrabbiare contro il marchessone, che ora ti venga ad eliminare subito subito. Quindi facciamo così, perfetto. Ok, vediamo. Ehi, che hit. Morto, vai. Letto andato, tecnicamente. Sì, perfetto. Non ho vita, quindi ci muoio, se non mi sbaglio. Sì. C'è anche sharpness. Vabbè, ci volevo, lo volevo combare, però non ci siamo riusciti. Rimane team grigio, che non so dov'è. E io, ragazzi, contro il giallo in questo caso, perché lui mi attaccherà, credo. Ma lui ha la sharpness, ragazzi. Sapete che sharpness vuol dire solo una cosa adesso? Problema per me vuol dire... Problema per me, ragazzi. Sì, credo proprio di sì. Dove sei? Scappando? Ho 2 diamanti, non ho nemmeno una protection, non la posso fare. Ok, va bene, allora. Io direi di fare una roba molto molto bella. Un collegamento al centro, mentre facciamo protection. E ci prendiamo, non dico l'arco, ma tranquillamente il trigger shop. Così, con il trigger shop possiamo vedere dove sono appunto gli avversari. Perché magari uno campera, un altro scappa. Io mi devo girare tutta la mappa per scoprire a cercarli. Assolutamente no, non ci credo, sono caduto. Non è un problema, non è un problema. Anzi, è invece una cosa comoda per vedere dove sono gli altri, che ovviamente non riesco a vedere. Ho visto uno verso la base blu. Sì, 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 sì. Forse dovrebbe essere il team azzurro, se non mi sbaglio. Ma il team azzurro sono io, il team grigio, scusate. Vabbè, sono un po' scemo. Allora, prendiamo la mela, facciamo così, perfetto. Allora, vediamo subito. Affidiamo intanto il collegamento. Stavo vedendo se lo vedevo. Oh, uno è morto, team grigio morto, perfetto, io contro il giallo. Ok, 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 ok. Team giallo è quello che abbiamo fightato prima, in quella base lì, esatto. Io ho solo protection, ragazzi, non ho nemmeno una spada migliore. Ok, sto facendo quel tipo di collegamento, mi vuole andare in base per caso. Fatemi prendere
po' di smeraldini, guarda, giusto 4, non ne chiedo 6, nemmeno 8, 4. Con 4 smeraldi sto molto tranquillo. Anzi, sapete che potrei fare una roba del genere? Perché ora ne spuna un altro qui, un altro spuna lì, e mi sa che ora il bianco mi rompe il letto. Scusatemi, il giallo mi rompe il letto. Volete vedere che arriva in base mia? No, non ci arriverà mai. Ok, ne abbiamo 6. Ci prendiamo il Dragon Shop, sapete ragazzi perché? Perché così... Ah, non sta venendo, sta venendo, non serve. Ci prendiamo direttamente la spada con l'invisibilità. Anzi, Ender Pearl più invisibilità. Sì, Ender Pearl, così ci tippiamo lì. Tanto la spada non serve, diamante. Allora, facciamo così. Spada in ferro, mele, Ender Pearl, invisibilità, blocchi. Vai. Ovviamente noi utilizzeremo l'invisibilità assolutamente adesso. Ok? Vai, adesso. Me la darò anche. Tanto lui non se n'è accorto. Lui non se n'è accorto, ragazzi. Fidatevi che ci saltiamo da sopra. Gli prende praticamente un piccolo infartino, eh. Guardate. Guardate. 3, 2, 1. È uscito. Non ci credo mai nella vita. Non ci credo mai. Ender Pearl. Bro. Mi dispiace. Ma il Marchessone. Non lo freghi. Mamma mia, ragazzi. Stavamo per rischiare la partita, eh. Però ho giocato bene. Perché da qui subito Ender Pearl. E si gode, perfetto. Nuova partita ragazzi, e questa è la penultima partita, e siamo 8 su 13. Come avete visto abbiamo fatto 8 partite, io ho voluto 10-15, dai vabbè, ci siamo comunque. Se siete arrivati fino a qui ragazzi, commentate con "sono pro", perché solo i pro arrivano alla fine di questo video. E lo so ragazzi, quindi se state guardando questo video, bene, lo so, siete pro nelle Bedwars. Eh sì ragazzi, è così, siete pro, perché chi guarda i video del Marchessone dall'inizio alla fine, e soprattutto tutti quanti, ed è iscritto con la campanellina, è un pro. Perché ragazzi, chi è iscritto con la campanellina attivata è un mega pro. Chi è iscritto ma non ha la campanellina attivata deve ancora migliorare. E invece chi non è iscritto è nabbo ragazzi, scusatemi. Vedete, chi è iscritto invece con la campanellina fa questo tipo di combo, che ovviamente... io perché sono iscritto con la campanellina le riesco a fare. Comunque, allora, andiamo a farci tranquillamente la protection. Lui non ha nemmeno parte del letto, quindi facciamo protezione di livello 1 all'armatura. Facciamo anche una mela d'oro. No, in realtà aspettiamo l'armatura. Ma cosa serve la mela d'oro? Aspettiamo l'armatura subito. Dai, aspettiamo l'armatura. Quindi armatura, blocchi e ascia e blocchi. Vai, perfetto. Ok, abbiamo tutto. Allora, ok, ha messo Anderson. Ah, ci ha fregati. Ci ha fregati qui ragazzi, ha fatto la giocata del secolo lui. Ma se salti mentre ti hitto, bro, prendi un KB assurdo, eh. Morto, e però bro non riesco a romperti il letto. È un problema questo, eh. Dovrei eliminarlo di nuovo. Facciamo così. Ragazzi, però vedete che il knockback su questo server non esiste. Cioè nel senso, io veramente devo tirare i testari sulla scrivania. Va bene, piccone, a posto. Facciamoci anche un attimo la spada in ferro. Perfetto. E blocchi, andiamo. Andiamo. Vogliamo. Dove è andato il signor qua? Come si chiama? Superco69. Dove sei? Qua abbiamo un diamante e qui ne abbiamo 3? No, 2. Ok, va bene, droppiamo tutto qui, tanto non ci serve. Che un pezzo di gold che non ci serve, non è nemmeno l'armatura, bro. Ma come? Sei un pazzo! No, mi killa. No, non mi killa. Che fai? Ok? Morto, perfetto. Volevo rompere il letto e subito dopo eliminarlo, però vabbè, non è un problema. Non so se riesco ad eliminarlo. Oh, pazzerello il Marchessone. Che kill t'ho fatto. Ok, bene, dobbiamo andare ad attaccare adesso il più vicino a noi, ovvero il team azzurro tecnicamente. Sì? Sì, il team azzurro dovrebbe essere lì, no? Con la base lì il team azzurro. Eh sì, possiamo anche farci sharpness. Ma sta venendo, ehi, sta anche venendo. Sentendo che fa un ponte molto lento, noi possiamo anche aspettare qui altri 7 secondi. Così tranquillamente io mi faccio sharpness. Dai, spona. Così vado in base e mi faccio tranquillamente sharpness. Perfetto. Eccolo. Vai, vieni. No, che carino, mi sa che è un player che appena inizia a giocare, molto probabilmente. Quindi, bro, guarda. Sì, appena inizia a giocare, ok. Dai, però sono troppo carini, ragazzi. Aspetta. Gli voglio far fare la sua prima kill. Fermi. Ok. Oh, no. Fermo. Dai, è troppo. No, non mi rompi il letto, pazzo. Pazzo, mi voleva rompere il letto. Pazzissimo. Vai, andiamo ad eliminarlo, dai. Ma che collegamento? Ma, ok, va bene, ho fatto un collegamento un po' particolare. Però, ok. Allora, signor azzurro, dai, ti faccio il letto questa volta, va bene o ti offendi? Se ti offendi non te lo faccio, dimmi te. Ehi.
Mi stava per killare comunque, ragazzi. Non vorrei dire, ma mi stava per killare. Comunque, dai, GG. Facciamo così, così. Perfetto. Ok. Mele. Team verde, team verde. Non ha nemmeno il letto. Ci arrivo? Non ci arriverò mai, però forse mi claccio. Bene, un cuore non è male. Non è affatto male. Perfetto. Ma... ok, avete visto il baghettino? Ho premuto E e si è aperto tipo la sella del cavallo. Vabbè, ok. Bello, bellissimo. Abbiamo vinto un'altra partita. Possiamo fare l'ultima partita e concludere questo video in bellezza con una bellissima win. Dai, concludiamo in bellezza, ragazzi. Se perdiamo questa Bedwars è il colmo, ma non la perderemo. Siamo anche team rosso, mamma mia, ragazzi. Bedwars finale, team rosso più le Towels, ovvero una delle mie mappe preferite. Siamo proprio al top, ragazzi. Siamo super al top. Ok, bene, possiamo tranquillamente eliminarci il team blu, giusto? Sì, ha messo il legno, non bardare. Ci ho messo 45 anni per rompere un letto, però ok, GG, ce l'abbiamo fatta. Stavo picchiando letteralmente il legno anziché della mia... del letto. Comunque, mela d'oro e potremmo andare... sì, andiamo, vai, andiamo qui, voliamo. Qui dovrebbe esserci il team verde, se non mi sbaglio. Quindi tecnicamente ci possiamo arrivare, vero? Yes! Team verde, arrivo a prenderti. Ok. Vieni. Facciamo così. Facciamo così. Ok. Ponte finito. Oddio, che caspita. Che è successo qua sopra? Ehi. Morto. Allora, mi dovrei fare, secondo me, una spada, ascia, blocchi. Shh, non se ne è accorto. Oh, ma che fai? Mi ha fatto saltare in aria, pazzerello. Letto andato. Ok. Chiudiamo, rompiamo da questa parte in modo che lui non se ne accorge. E noi lo eliminiamo da dietro. Esatto, sei stato appena eliminato dal marchessone. Perfetto. Quindi sistemiamo qua, facciamo così. Facciamo mele più blocchi, perfetto. E tranquillamente possiamo andare verso il team giallo, che è letto, esattamente. È in base? Non lo so. Ma oddio, me lo sento dietro perché... no, abbiamo perso il letto. Non ci credo. Ma ha un vero king delle Bedwars. La domanda è: serve veramente il letto? Ma ovvio che no, ragazzi. Cioè, è scontata anche la risposta. Perfetto, il letto è andato. Guarda, giallo, se vuoi tornare in base ti puoi buttare nel void. Assolutamente non muori, vai tranquillo. Quindi in questo caso adesso dobbiamo noi vincere. Sapete, questo è un problema? Questo è un grande problema, perché non abbiamo intanto l'armatura e abbiamo tantissimi team ancora in vita. Team azzurro davanti a me, mangio la mela, ha l'armatura più spada e anche i potenziamenti. No, raga, e ora moriamo. È un problemino. C'è anche il team pink. Fermi. Pink, vai, approfittane. Te l'ho distratto, vai. Vai, pink. Bravissimo. Rompo io. Ok. Non è teaming, te lo giuro. Però Pink, vai te, Pink. Muoviti, vai te. Vai te. Non shiftare, non facciamo teaming, devi andare te. Aspetta, facciamo finta di teaming. Dai, shiftiamo. Shift. Non si teama su Coral. Ok, mi dispiace, ma sei morto anche te. Mi killa. Oh mio Dio, sono un po' stronzetto. Sì, ma non si teama su Coral, ragazzi. Non si teama. Esatto. Ma ancora non ho l'armatura, ragazzi. Non è possibile questa roba. Non è assolutamente possibile. Quindi il team pink adesso è dall'altra parte. Rosso Zebby. Non so cosa vuol dire, però ok. Cosa vuol dire? Punto interrogativo, vai. Vediamo. Cosa volevo fare, teaming? No, ma non si fa. Teaming è bannabile su Coral MC, esatto. Su Coral MC è bannabile, non si può timmare. Facciamo l'armor, fireball e blocchettini. Ok, perfetto. Allora, arrivo. Ok. No, ho sbagliato la fireball. Oh, sono tutti e due lì. Il giallo se muore e il rosso se... eliminatevi entrambi, ragazzi, eliminatevi, picchiatevi. Rosa morto, giallo si è appena morto. Bro, sì, mi dispiace. Si è appena morto, mi dispiace. E invece no, mi killa. Ragazzi, quanta vita ha?
Abbiamo perso l'ultima Bad Doors di questa partita. Io non ci posso credere. Cioè abbiamo concluso, abbiamo perso tutte le winning streak, non è un problema. Però io intanto credevo che avevo ancora il letto, non mi ero dimenticato del giallo che mi aveva distrutto il letto. Bene, ha giocato bene, abbiamo perso l'ultima Bad Doors di questa partita. Bene ragazzi, ma questa Bad Doors, quindi di un'ora Uncut, termina qui. Io spero vi sia piaciuto, fatemi sapere se volete altri episodi delle Bad Doors Uncut. E noi ci vediamo come sempre alle 15 domani con un nuovo video. E ragazzi, grazie ancora per aver visto il video. Vi mando un bacione e io vi saluto. Bella.